Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo di eseguire un rapido esercizio che ci permette di determinare il pH di una soluzione in cui all'interno abbiamo disciolto una base debole. L'esercizio ci chiede appunto di calcolare il pH di una soluzione in cui vengono sciolti 3,36 litri di ammoniaca a condizioni normali in 1,5 litri di acqua. I volumi alla fine, il volume finale è uguale a quello iniziale, quindi non c'è alcuna variazione di volume. Bene, poiché la quantità di ammoniaca ci viene espressa in litri a condizioni normali, attraverso il volume di Avogadro possiamo determinarci rapidamente il numero di moli. Quindi andremo a scrivere che il numero di moli in questo caso è uguale a 3,36 litri fratto 22,414. Sappiamo che il volume di Avogadro cosa dice? Che una mole di qualsiasi gas a condizioni normali occupa un volume di 22,414 litri. Quindi in questo caso il valore che ne deriva sarà pari a 0,15 moli. Bene, a questo punto possiamo andare a determinare, conoscendo il volume e la molarità della soluzione. Quindi in questo caso la molarità sarà data da 0,15 moli fratto 1,5 litri e in questo caso la molarità sarà pari a 0,1, quindi la concentrazione iniziale della base è uguale quindi a 0,1 molare. A questo punto ci andiamo a inserire l'equilibrio. Quindi iniziamo che diciamo che l'ammoniaca, che è una base debole in soluzione acquosa, si trasforma in ione ammonio più OH meno, questa è un'espressione abbastanza semplificata, che quindi all'inizio abbiamo 0,1 moli di ammoniaca. Quanto se ne formeranno? Se il rapporto è molare 1 a 1, quindi si formeranno 0,1 moli, 0,1 moli. Quante se ne consumeranno? Siccome è debole, quindi non sappiamo il valore, all'equilibrio avremo quindi 0,1 meno x e x. Ci andiamo adesso a calcolare la costante, quindi che sarà data da NH4 più per OH meno fratto NH3 e quindi andando a sostituire i valori K sarà uguale a x al quadrato fratto 0,1 meno x. Ora, prima di andare a procedere a un'ipotetica equazione di secondo grado, vediamo se è possibile trascurare il contributo degli ioni OH- che vengono rilasciati in soluzione. Quindi abbiamo visto precedentemente che andando a eseguire il rapporto, quindi la concentrazione analitica della base fratto la sua costante basica, attraverso questo valore vediamo se è possibile o meno trascurare il valore degli OH-. Quindi scriveremo che 0,1 pari a 1,8 per 10 alla meno 5. Quindi il valore che ne scaturirà sarà estremamente elevato, quindi maggiore di 380. E quindi in questo caso, così come nella tabella che io vi ho proposto precedentemente, eccolo qui, quindi abbiamo un grado di dissociazione inferiore al 5%, quindi possiamo tranquillamente andare a risolvere il problema applicando la formula della costante per la concentrazione basica senza andare a eseguire un'equazione di secondo grado. Quindi la concentrazione degli OH-, quindi sarà uguale alla costante basica per la concentrazione della base, quindi che sarà uguale
1,8 per 10 alla meno 5 per 0,1, scusate. Ok, la radice che esce quindi è 1,34 per 10 alla meno 3. A questo punto andiamo a calcolarci il pOH, che è uguale al meno logaritmo della concentrazione degli OH-, che è uguale quindi al meno logaritmo di 1,34 per 10 alla meno 3, il cui valore è pari a 2,87. Ok, adesso, siccome conosciamo la relazione che pH più pOH è uguale a 14, quindi il pH sarà uguale a 14 meno 2,87, quindi il pH è uguale a 11,12, quindi un pH abbastanza elevato nella soluzione. Quindi in questo caso abbiamo visto come procedere in maniera più o meno rapida senza andare a passare delle equazioni di secondo grado, andando a fare questo semplicissimo rapporto. Ok, io ho terminato una lezione brevissima, proporremo altri esercizi anche un po' più complessi. Se vi è piaciuta la lezione, iscrivetevi al mio canale e soprattutto schiacciate un like. Alla prossima!